si è discusso ampiamente. In premessa però consentitemi di complimentarmi, di esprimere dei complimenti a quei colleghi di maggioranza che hanno dimostrato un'assoluta onestà intellettuale, che voteranno in maniera difforme da me, perché preannuncio che il mio voto, il nostro voto come gruppo sarà contrario a questo provvedimento. E quindi pur votando in maniera difforme, però con assoluta onestà intellettuale, hanno candidamente dichiarato che votano a favore soltanto per senso di responsabilità. E che però le considerazioni sono nella stessa lunghezza d'onda di quelle espresse anche nei precedenti consigli, dove restano tutte le preoccupazioni. Tutte le preoccupazioni per l'andamento che questa amministrazione sta dimostrando da oltre un anno e mezzo a questa parte. È inaccettabile discutere un'intera mattinata nel merito dei provvedimenti e poi ritrovarsi di fronte invece delle dichiarazioni di voto dove si mette nello stesso calderone tutto il contrario di tutto, rimescolando e rimettendo addirittura in mezzo il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, quelli previsti per legge, e finalmente dichiarando e ascoltando questa mattina dopo tanto dibattere che quel disavanzo obiettivamente era un disavanzo ordinario e non un disavanzo debito. Disavanzo ordinario causato, come diceva poc'anzi il collega Vincenzo, da tutte quelle considerazioni che noi avevamo fatto a costo di risultare assolutamente pesanti, ripetitivi, ridondanti, e che sono frutto di delle previsioni che non rimangono. Qualcuno aveva detto falso, nessuno paga niente. Avevamo ovviamente dichiarato incoerenti e non corrispondenti al vero. In alcuni casi erano state fatte. Siamo il po', perché non una volta poi il fatto di dichiarazione di voto non posso dire venire più, capito? Quando è? E oggi ci siamo qui ad ascoltarci le stesse cose o a cercare ancora delle responsabilità che per noi e forse per l'intero Consiglio Comunale, ma anche per i cittadini a casa, sono fin troppo chiare. È ovvio che adesso è stato nominato un commissario ad acta che in 15 giorni avrà il compito di predisporre questo piano di rientro, però noi l'abbiamo detto anche in occasione del Consiglio del 7, che c'erano state tutte le condizioni, tutto il tempo necessario per predisporre quel piano di rientro. Abbiamo ascoltato anche in quell'occasione le dichiarazioni da parte della dottoressa De Parigi, che giustamente aspettava delle indicazioni da parte della parte politica, indicazioni che evidentemente non c'erano state. E oggi siamo qui a ricercare delle responsabilità che invece per tutti sono anche fin troppo chiare. Nel merito del provvedimento ovviamente motivo il voto contrario per tutte quelle ragioni che anche precedentemente sono state richiamate e che da parte di questi banchi erano state affrontate già nei precedenti consigli, in particolar modo quello del bilancio di previsione, dove evidenziavamo come delle previsioni non erano assolutamente coerenti anche e soprattutto riguardo quelle spese necessarie e indispensabili, come lo sono ad esempio dovevano temperare gli obblighi contrattuali, quindi mi riferisco al pagamento dei contributi, piuttosto che al rischio concreto che avevamo di ritrovarci con i rifiuti per strada. Così come non sono assolutamente condivisibili le scelte politiche di azzerare completamente i capitoli riguardanti l'agricoltura piuttosto che la pesca, o addirittura quelli riguardanti le manutenzioni degli immobili comunali, sentendo l'assessore dichiarare che sono state rilasciate solo le somme indispensabili al 31 d'oggi, quando soltanto pochi mesi fa è stata chiusa una scuola sulla quale non sono state assolutamente fatte dei passi in avanti. Cioè sono dichiarazioni, situazioni assolutamente inaccettabili, e quindi il voto è un voto contrario in maniera assolutamente pubblica. Grazie consigliere. Passiamo a votare la proposta di deliberazione che ha preso un minuto, non di più. Sarò telegrafico, ma non posso lasciare sindaco che rimane questa sua affermazione. Io non so i suoi appunti cosa dicono, ma lei parlano chiaro, io non ci ho capito nulla.
attenzione, la lotta all'evasione che lei ha ancora in bocca, le faccio notare che l'anno scorso a consuntivo ha preso un terzo rispetto alla media degli anni precedenti, un terzo, quindi ne ha persi due terzi per strada. Vorrei farle notare che per fortuna sulla procedura, i procedimenti legati alla conclusione poi della gara d'appalto per la gestione dei tributi, per fortuna non ci ha messo mano, ma quello, se va indietro nel tempo, troverà le indicazioni di chi le ha fatte quegli atti per poter avviare e trovarsi poi oggi con una gara conclusa. A proposito della vetustà, sindaco, è lei che l'ha scritto nella lettera, non sono gli altri che hanno richiamato, no, la caccia alle streghe. La vetustà ha un obiettivo ben preciso e lo verificheremo poi anche questo col tempo. Poi concluso dicendo le variazioni, sindaco, bastava leggere un solo parere, uno solo, dei revisori dei conti, perché è chiaro che la dottoressa per farlo ci ha messo il parere favorevole, ma i revisori quando hanno scritto che sono assolutamente a favore, hanno scritto che siccome sono variazioni compensative è chiaro che viene rispettato il pareggio di bilancio. Questo per significare che le variazioni con gli equilibri non c'entrano niente, sono altra cosa quello. Per cui voglio dire, non riprenderò gli argomenti che ho sentito, perché io purtroppo, a differenza vostra, ho quell'altro problema di tipo sanitario, che non è quello di dimenticare, ma è quello di ricordarmi troppo. No, e io mi ricordo quando gli obblighi di legge sul riaccertamento straordinario dei residui fatti dalla passata amministrazione sono stati uno strumento di campagna elettorale per far traghettare un messaggio che a Mole esisteva un buco di bilancio quando c'era un obbligo e un adempimento di legge. Sempre quel riaccertamento nella prima seduta di consiglio l'avete ritirato quando avevate l'obbligo di approvarlo e siete venuti anche in quello in ritardo. Allora, gli obblighi di legge non si possono richiamare ogni volta quando fa comodo come giustificazione. Gli obblighi di legge esistevano, esistono ed esisteranno. Ragion per cui chi è incaricato di amministrare un paese è tenuto a rispettarlo. Grazie Presidente. Passiamo alla votazione sulla proposta di deliberazione che porta come oggetto ratifica variazione di bilancio adottati in via d'urgenza mediante deliberazioni di giunta comunale numeri 106, 120, 123 e 124. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Nessuno? Passa la deliberazione con 10 voti favorevoli, 5 contrari, nessuno astenuti. Passiamo alla votazione sull'immediata eseguibilità ai sensi dell'articolo 134, 4 comma del 367 del 2000. Chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuti? Nessuno? Passa l'immediata eseguibilità con 10 voti favorevoli, 5 contrari, nessuno astenuto. Consiglio comunale chiuso.